medie, però poi mi sono reso conto di aver sbagliato scelta. Infatti, il livello dell'altra scuola non era un livello che mi stimolava e che mi appagava. Io cercavo qualcosa di più stimolante. Infatti, arrivato qui al Pasteur, mi sono subito reso conto che il livello era un livello nettamente superiore. Infatti, il terzo è stato un anno un po' complicato per me perché mi sono dovuto mettere un po' alla pari. Però una volta preso il via è stato tutto quanto in discesa, anche perché ho incontrato dei docenti disponibilissimi, dei docenti che hanno amore nell'insegnare la propria materia, ma hanno anche tanta passione per i ragazzi a seguirli, tant'è che ormai poi in quinto si è creato un bellissimo rapporto con i docenti e anzi continuiamo a frequentarli anche adesso che abbiamo terminato gli studi. Sono stati proprio i docenti a rendermi piacevole la scuola. Io venivo con entusiasmo a scuola e io ero divertito nel venire a scuola, ma sia perché ero incuriosito delle materie, ma anche perché, come vi dirò dopo, tutti questi progetti, tutti questo, cioè il Pasteur si è creato nel corso degli anni un bellissimo ambiente studentesco. E io ho fatto i rappresentanti di istituto per 2 anni, quindi conosco la scuola da cima a fondo, conosco tutto della scuola. E devo dire, tornando indietro, rifarei la scelta di cambiare scuola 1000 volte perché io, pensando al mio periodo scolastico, ho solo bei ricordi, tanti progetti fatti, tante attività svolte e, come vi ho detto prima, l'ambiente proprio studentesco è un ambiente che coinvolge, che include gli studenti e appunto ho un ricordo piacevole della scuola. L'ambiente del Pasteur, come avete visto, poi vedrete magari girando, la scuola è grande, è molto grande, però io non lo vedo come un aspetto negativo, come un aspetto dispersivo, anzi è un aspetto molto positivo perché molti licei sono divisi in più sedi, succursali, non si crea quella coesione tra gli studenti, quell'unione, quella centralità possiamo dire. E invece qui al Pasteur ci conosciamo tutti, quindi anche oggi che sono tornato, vedendo anche. Vabbè, dai, è concesso, dai. Altri miei amici più che stanno ancora più piccoli, esatto, stanno ancora frequentando la scuola. È stato anche bello rivederli, ma sono tutte persone che frequento anche all'esterno della scuola. Quindi una cosa che ci tenevo a dire è veramente non fatevi spaventare dallo studio, perché è vero, è una scuola che si studia, i professori sono esigenti, però ti danno tantissimo, danno veramente anima e corpo, ne sarò per sempre riconoscente, anche perché nel teorico magari uno all'inizio pensa perché tutto questo studio, ma poi arrivi in quinto, che apprezzi e arrivi poi dopo il quinto all'università nel pratico che ti rendi conto veramente dell'utilità e degli sforzi fatti durante gli anni, perché io mi sono reso conto, io sto frequentando il primo anno di Economia e Finanza alla Sapienza e mi sono reso conto che il mio livello a 360 gradi, non parlo soltanto di materie scientifiche, è un livello molto più alto rispetto ad altri ragazzi che hanno frequentato altri istituti ed è un'agevolazione per me per quanto riguarda gli esami, perché veramente è in discesa, insomma. Non ho nient'altro da aggiungere, grazie mille della vostra attenzione, lascio la parola alla professoressa.